once again. Evlas a tutti, io sono Smail e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete potuto sicuramente notare dal titolo e da ciò che state vedendo in questo momento, non mi trovo su Madden 2, bensì su un altro gioco che per me, vi posso dire, è sicuramente il migliore tuo Madden. Sto parlando di Cabal Online, veramente un bel gioco, devo dire. Vi consiglio vivamente di provarlo, che tanto non occupa neanche tanto. E dunque, intanto parlerei delle differenze tra questo gioco e Madden. Ebbene, innanzitutto parliamo dei livelli magari. Mentre su Madden sono 120 attualmente parlando, qua invece sono circa 190 se non di più. Ora non sono neanche io molto aggiornato al riguardo, però in teoria 190. Poi riguardo l'inventario, beh, anche qua ce ne sarebbero 1, 2, 3, 4 e più o meno vale la stessa cosa che il terzo e quarto inventario sono pagamento su Madden o comunque bisogna spenderci molti soldi. Qua invece il terzo e il quarto attualmente io li ho semplicemente per il fatto che mi sono creato l'account da poco qua su Cabal, e quando ti crei l'account da poco ti dà per tipo tot tempo, forse un mese, l'account premium, insomma hai l'account premium per tipo un mese, qualcosa del genere, e quindi puoi sfruttare questo terzo e quarto inventario. Il problema è dopo, quando ti finisce il premium, e se hai cose nel terzo e quarto inventario, l'hai preso un po' nel sederino. L'avete? Ah, vabbè, insomma, io sto parlando in questo momento come se mi stessi riferendo a una singola persona, ma in verità mi sto riferendo a tutti voi che state guardando il video. Comunque, e oltre a questo, i soldi su Madden si chiamano Young, qua si chiamano Alts. Ah, altra cosa da dire sui soldi. Avete presente che su Madden per fare i soldi bisogna tipo, insomma, bisogna pregare chissà quale angelo o quale creatura divina? Ebbene, per fare soldi invece su Cabal è veramente molto, ma molto semplice, almeno più o meno semplice, perché vi basterà semplicemente fare missioni su missioni. Ora fate conto, io sono a livello 15 e dal livello 1 al 15 senza spendere un soldo mi sono fatto la bellezza di 241.000 alz, quindi insomma non sono pochi, voglio dire, sono utili per comprarsi magari qualche pozza rossa o ecco. A proposito di pozioni, qui l'uso delle pozioni è ben diverso da Madden, e se volete sapere il perché, boh, semplicemente se state perdendo tanta vita, oh mio Dio, cos'è sto coso? Comunque stavo dicendo, semplicemente se state perdendo tanta vita e qua, per recuperarla dovete aspettare un paio di secondi. Adesso non penso che io avrò problemi di questo tipo con l'equipaggiamento che ho attualmente, però insomma bisogna stare molto attenti. Altra cosa, qua beh, riguardo la barra delle skill che sta qua sotto, ovviamente è molto è particolare secondo me. Innanzitutto, mentre generalmente su Madden molti tipo io o non so chi altro siamo abituati a mettere le pozioni nello 1, nel 2, queste cose, invece qua è proprio, che ne so, in questo caso io le ho sullo 0 e sono quelle la base, il gioco te le imposta là le pozioni, come se insomma bisogna proprio lasciarle là. Sicuramente altra cosa molto diversa è il gameplay. Qui non bisogna stare con la barra spaziatrice ad attaccare. Qua praticamente voi cliccate il nemico con il mouse e lui, il vostro personaggio, lo attaccherà in automatico. Tipo, ah, c'è la possibilità di che, ecco, attualmente io non sto assolutamente toccando nessun tasto mouse vario. Se voi levate CTRL più A, che sarebbe l'attacco automatico, ovviamente non attaccherà più da solo. Infatti, se io adesso faccio un attacco, come vedete, non fa altro. Quindi insomma conviene per ora magari lasciare la modalità attacco automatico attiva, così almeno se non attacco io attacca lui. Diciamo che è comoda, è relativamente comoda questa cosa. Poi altra cosa, boh, onestamente non lo so. Ah, qui ho nel 5 e nel 6 c'ho il dash che dovrebbe essere tipo
qualcosa che aumenta, che praticamente ci fa andare a seconda della direzione del mouse. Aspettate che tipo il mano è finito. A seconda di dove è messo il mouse, ci fa andare proprio in quella direzione specifica. E vi assicuro che è molto utile sta cosa. Il 6 invece è tipo qualcosa di molto simile, che insomma fa una cosa molto, ecco, capito? Insomma, sono piccole cose che possono essere molto utili. Intanto io sto perdendo molto tempo. Ah, un'altra cosa assolutissimamente da non sottovalutare. Anzi, prima di passare a quella cosa che voglio dirvi, sappiate che, cioè, state notando niente di strano? Io sto attaccando il mostro e come vedete sto prendendo esperienza. Ebbene, sappiate che su questo gioco non si prende esperienza uccidendo il mostro come per esempio su Madden e chissà quell'altro gioco, bensì attaccando. E per ogni skill, ogni danno che fate comunque al nemico, prendete esperienza. Beh, che alla fine se ci pensate, sommata tutta quell'esperienza che avete preso, è la stessa esperienza che in teoria, cioè uccidendolo, avreste preso. È sempre riguardo le skill. Sempre riguardo le skill, per esempio, no? Vedete che adesso qua sopra c'è questo indicatore skill exp. Io sto prendendo, tipo, sto aumentando di punti, insomma, quello che sono, tramite le skill. Perché se io attaccassi con l'attacco standard non prenderei assolutamente nessun punto qua. Wow, intanto ho fatto il livello 16, figo. Quindi capito, qua per ogni tot livelli, insomma, ci sono questi gradi, no? In questo momento io sono apprendista. Ah, intanto qua c'è il tipo il tra virgolette boss del livello, del dungeon. Sì, questo qua è un mini dungeon che ti propone il gioco. Insomma, è particolare questo gioco, infatti. Ah, poi qua ci sono gli skill point. Io attualmente ne ho 41. Sappiate che non dovrete assolutamente sprecarli per le skill base. Assolutissimamente no. Insomma, oltre a questo, vabbè, qua ci sono tipo le skill, quelle là passive, se non sbaglio, rigenerazione, che è la più utile di tutte. Anzi, attualmente non, mi pare che non l'avevo neanche usata, ma vabbè. Qua intanto ho finito questa missione. Si era tipo bloccato, non so manco io perché. Comunque, dicevo, qua ci sono le skill passive. E rigenerazione è sicuramente una skill importantissima da avere assolutissimamente. È una skill di buff, insomma, quello che è, che sarà qua attiva, no? E dura la bellezza di 90 secondi. E comunque la potrete attivare subitissimo. Quindi no problem. Poi un'altra cosa, essendo premium per questo poco tempo, tra virgolette poco, io posso sfruttare appunto questo servizio qua, che è molto utile, davvero molto molto. E quindi qua le missioni, ecco, come vedete, guardate quanti soldi mi sta dando, 48.000 alz, e in più ci dà anche gli skill exp. Per esempio ora ne ho 10. Se io faccio accetto la ricompensa, sono salito da 10 a 11 con quegli 8.000. Mi pare di aver letto 8.000, poi non lo so, potrei essermi sbagliato io. Comunque, sì, perfetto. Ora, qua c'ho tante di quelle missioni in sospeso. Ah, altra cosa, attualmente, ecco, qua ci sono intanto i miei punti da dare lo status. Qua, volendo, glieli possiamo far dare automaticamente facendo autoset. E già, infatti, me l'ha settato in modo tale che int comunque si deve fermare a 10. Destrezza e sforza mi mancano soltanto 4 punti e posso portare a 60 anche loro. E questi qua sono i requisiti che dobbiamo soddisfare entro il livello 20, perché se no, insomma, non potremo fare la missione. Insomma, ogni 10 livelli c'è tipo una missione particolare che ci dà comunque questa skill qua, tipo l'aura, dovrebbe essere aura o qualcosa del genere. Che praticamente questa skill, qua tipo intanto io dovrei fare più, ecco, infatti meno male che l'ho fatto, così ho più vita. Quindi dicevo, questa skill è la modalità aura. Dopo questa, dal livello mi pare, non mi ricordo manco io quale in poi, ci sono delle skill molto utili che sono tipo, ti danno cose in più, ti danno forza, attacco, poi vi rendono molto molto forti. Che sono la Battle Mode BM1, BM2, BM3. La BM3 ovviamente è una skill che si avrà proprio a livelli,
che non vi dico. Comunque vi posso dire che tramite le missioni entro un giorno o due al massimo, se proprio nerdate come se non ci fosse un domani, potreste fare addirittura il livello 100 e qualcosa. Vi posso dire che in un giorno avevo un personaggio, no? L'ho portato dal livello 1 al livello 130 o 131, nerdandoci proprio 2 giorni, cioè è stato qualcosa di assurdo. Intanto qua c'è una chiave del caos a terra a random. Beh, conviene sempre prendere queste cosette. Comunque, se io penso di aver detto anche molte cose, il video non so neanche io quanto è durato. Comunque, ci sono veramente un botto di missioni da fare, ma dettagli. Magari un'ultima cosa prima di chiudere il video. Qua, come potete ben vedere, c'è il magazzino. Open storage, qua. Ecco, 1, 2, 3, 4. Come vedete, qua invece funziona diversamente. Allora, ok. A quanto pare il terzo inventario lo possono usare quelli là che sono premium. Però il quarto, qua dice che bisogna fare qualcosa nell'item shop, ma dettagli. Il secondo invece dice che bisogna aver raggiunto, anzi, il livello di battaglia 11. Che cosa orribile. Vabbè, oltre a questo. Vabbè, dai, chiudiamolo qua perché sennò ciao. Intanto io spero di non avervi annoiato, ma soprattutto che questo gioco sia stato più o meno interessante. E spero che anche a voi vada a genio il fatto che io non carichi solo video esclusivamente su Madden. Io veramente me lo auguro. Allora ragazzi, che dire? Da Smail è tutto? Anzi, un attimo solo che voglio trovarla se c'è la possibilità. Dimmi che c'è, dimmi che c'è, dimmi che c'è. Sì, qua ci sono delle cose molto belline che, insomma, ecco. Questa cosa me la metto tipo, facciamo qua, no? Buh, buh, buh. In teoria l'inchino, no? Allora, ragazzi, io con questo inchino vi saluto. Quindi da Smail è tutto. Ciao a tutti e alla prossima.